Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Oggi è martedì e noi stiamo andando per prima cosa in discarica. Vi faccio vedere di fianco a me degli amici sacchi. E niente, quindi magari se devo fare una manovella. E quindi andiamo in discarica, però non vedo. Ok. E poi andiamo. Poi dobbiamo andare dal giornalaio, che sono arrivate le altre cose che vi avevo detto che dovevano arrivare di Wish. E poi volevo andare a prendere della verdura da un altro verduriere. Invece oggi pomeriggio andiamo avanti a dare il bianco, cioè iniziamo a dare il bianco in camera delle bambine. Passiamo l'antimuffa, cioè puliamo il muro se da pulire, e poi passiamo all'antimuffa dove Giorgia ha spruzzato ieri mentre io e Sabrina stiravamo. Giorgia ha spruzzato l'antimuffa sul muro e quindi niente, quindi faremo quello. E poi devo anche liberare quel comodino da tutti quei foglietti, sono tutte le schede che danno ai bambini nell'anno, sono tutte le loro schede, così è. Devo liberare tutto da lì, così almeno portiamo via il comodino, lo carichiamo in macchina. E dobbiamo anche caricare in macchina l'armadio che abbiamo smontato, perché è tutto rovinato, le viti erano tutte arrugginite, il mobile è tutto rovinato. Cioè, mi dispiace, però purtroppo va così. Ma mi dispiace perché comunque le porte stavano ancora insieme. Bisogna tenere solo le porte. Però non voglio tenere cose. Sto cercando di liberarmi di tutte. Questa fissazione che mi ha attaccato un po' mio papà del tieni può sempre servire, perché poi a furia di tieni, se hai già una casa piccola come la nostra ti ritrovi che non hai più spazio per niente, neanche per te stesso, però hai tenuto le cose perché potrebbero servirti. C'è anche i mobili della sala, vorremmo eliminarli, anche quelli lì, però non li buttiamo via. Quelli lì li mettiamo di sotto, poi in tavernetta, in modo da avere dei mobili finché comunque non diventeranno la nostra cucina. E niente, d'altro basta, perché comunque ci sono vari spostamenti che stiamo organizzando. Adesso dobbiamo organizzare un attimino tutto quanto, quando farceli arrivare, perché devo anche poi muovermi. Infatti poi, non so se ve l'avevo già detto, ma dalla stanza delle bambine saltiamo subito alla nostra camera da letto, e la scala la faccio dopo, perché è più importante sistemare prima la nostra camera, perché appunto quando ordiniamo dobbiamo ordinare dei mobili, e quando li ordiniamo sia per la camera delle bambine che per la nostra. Di conseguenza devo fare in modo di averli tutti nello stesso, cioè di muovermi e di dare il bianco più velocemente possibile, di modo che non stanno troppo tempo lì e poi li monto. E basta. Quindi oggi pomeriggio bisogna iniziare assolutamente la camera delle bambine. Le ragazze, le bambine, le bambine. E dopo ci parli, ok, con i ragazzi? Va bene.
E niente, adesso siamo quasi arrivati. Poi ovviamente vi faccio vedere tutto quando arriviamo a casa, gli acquisti che abbiamo fatto e tutto. Abbiamo dimenticato il carretto hamburghese. Sì, come andiamo a prendere la verdura a piedi senza il carretto hamburghese? Vedrete, magari se anche non vi parlo più, sicuramente vedrete le varie cose che faremo, quindi ci aggiorniamo dopo. Ciao! Non è meglio se andiamo alla fine del... Allora, intanto che aspettiamo qui alla discarica, che c'è un sacco di gente, c'è un po' di coda, volevo dirvi che abbiamo cambiato idea su dove andare a comprare la verdura. Non andiamo più proprio al mercato, ma c'è un verduriere che era molto conveniente, che si è spostato e volevo andare, non sono ancora andata, quindi proviamo ad andare lì e vediamo un po' se ci piace, se i prezzi sono migliori. Tanto devo solo prendere la verdura, perché di frutta a casa ce n'è ancora, quindi solo verdura. E speriamo che si muovano. Sì, stiamo andando avanti. Allora, è ormai sera. Poi vi spiego cosa è successo oggi e vi racconto. Ma adesso vi faccio vedere... Aspettate un attimo. Vi faccio vedere quello che ho preso dal verduriere. Allora, 3 lattughe, 3 caschi di banane, un po' di zucchine chiare, dei pomodori, una confezione di fichi d'India che io adoro, 2 cavolfiori, 2 pacchi di carote da 1 chilo e poi qui c'era l'uva. Di tutta questa roba, cioè di questa roba qui ho speso 33 euro. Quindi non so se qui i prezzi sono alti, molto più alti di dove state voi, se sono, non lo so, io so solo che in confronto a là, qui ho preso molta molta meno roba, eppure secondo me ho speso tantissimo. Quindi siccome questa verdura mi basterà fino a venerdì proviamo ad andare proprio in quel banchetto che dove volevo andare oggi e proviamo a vedere se il prezzo è, se i prezzi sono migliori. Vedremo un po'. Comunque adesso vado a picchiare le mosche, a mettere via questo, poi vi faccio vedere cosa è arrivato, da cosa abbiamo preso da Wish, che ne manca anche una parte che andrò a ritirare appunto venerdì, e poi vi spiego cosa è successo oggi. Allora, da Wish ho preso, questo è il primo dei tanti contenitori che ho preso, ha questo manico e il tappo azzurro, fighissimo perché è il mio colore preferito, come vi dicevo. E praticamente è per il frigo. Si inserisce così, ci si mette dentro delle cose e si tira fuori per prenderle. Io non so in realtà ancora cosa metterci. Pensavo alle buste di formaggio, che comunque quando ne prendo non ne prendo mai poche, sono sempre sparse per il frigo. Invece mettendole qui dentro sarebbero più composte, sarebbe più ordinato il frigo. E quando ci serve il formaggio basterà prendere questo, tirarlo fuori e tac, arrivano le buste di formaggio. Altrimenti non saprei che cosa ci mettereste voi dentro questo contenitore da tenere nel frigorifero. Fatemelo sapere nei commenti. Poi abbiamo preso queste stelline, che sono dietro, hanno le ventose, sono da mettere sopra al buco dello scarico del lavandino. Fa vedere in quello della cucina, però volevo provare a vedere se sta anche nella doccia, così che non ci vanno schifezze dentro. E poi è carina anche questa azzurra. Poi questi coperchi, sono di quelli che praticamente si mettono sopra i contenitori
e fanno come la pellicola, no? Insomma. Allora ho voluto provarli proprio per... Adesso ho un rotolone di pellicola, ma finito quello, se vedo che questi qua funzionano bene, volevo prenderne altri e usare questi per quei contenitori che non hanno un tappo, o di cui io non ho più un tappo, più che altro. Poi questo gancio da appendere al lavandino per appenderci lo strofinaccio, così almeno ce l'ho proprio super super vicino. Infatti volevo spostare quasi quasi quello delle spugne dall'altra parte, nell'altra parte, e questo qua metterlo vicino ai fornelli. E poi come ultima cosa per questa manche, diciamo, questa qui è una borsa, una di quelle scatole di stoffa, diciamo, che per metterci dentro gli indumenti. Adesso la apro e ve la faccio vedere. Eccola qui. Come vedete è grande ma non troppo. Qui ha anche uno scomparto trasparente per vedere cosa ci si mette dentro. Qui ha la maniglietta per tirarla fuori nel caso si metta nell'armadio. E vabbè, il buco trasparente ce l'ha solo da una parte, però era molto carina. Ho detto ne prendo una, vedo se è una cosa che mi può servire, allora magari poi ne prendo altre, altrimenti niente. Devo dire che sì, non è che mi piacciono tanto queste borse così. Per un periodo avevamo preso le scatole, quelle di carta, per metterci dentro i vestiti. Poi quando i vestiti hanno iniziato ad essere tanti, abbiamo visto che queste scatole comunque poi si rompevano, allora abbiamo preso quelle di plastica che sono giù. Queste qui vanno bene, ma non so, per metterci qualche cosa e tenerlo più ordinato magari nell'armadio, come possono essere tipo, ecco, le federe che piegandole diventano piccole, così ce ne stanno tante. Quando ti serve una federa, tiri fuori tutto questo, lo apri e poi scegli. Potrebbe essere un'idea. Infatti penso che ci andrò a mettere le federe di sopra, quindi poi lo faremo assieme. Tanto domani sarà una giornata di super lavori perché in questi ultimi giorni non abbiamo fatto niente, ma adesso vi spiego, vi giro e vi spiego. Vai giù. Buongiorno, oggi è mercoledì e ieri poi non mi sono più messa a raccontarvi niente, quindi ve lo racconto adesso, intanto che vado a chiudere poi questo video. Aspettate. Silenzio, eh? Allora, in pratica, se lo ce l'avevo col cane. Silenzio! In pratica cos'è successo? Ieri abbiamo preso il McDonald's perché andando ad Acquipara era venuto tardi e gli ho detto ai bambini, vabbè, prendiamo il McDonald's. Abbiamo preso il McDonald's, abbiamo mangiato, gli ho dato una mano a fare i compiti dopo pranzo. E poi mi è venuto un abbiocco, un sonno, ma un sonno che sembrava che non dormivo da 16 anni. E allora gli ho detto ai bambini, guardate che... Non mi piace questo modo. Guardate che vado un attimino a coricarmi, perché appunto cioè, mi è proprio preso quel sonno, quella stanchezza che non riuscivo neanche a stare in piedi. Sono andata a coricarmi, quando mi sono svegliata avevo tutto male allo stomaco, un mal di pancia impressionante ed è stato un po' me, cioè poi mi sono, dopo un'oretta, sono andata nel letto, mi sono svegliata, poi non è che ho proprio dormito perché comunque quando sono in casa con loro e li avevo tutti qui sotto, però quando sono comunque in casa così con loro da sola, dormo e non dormo, non è che dormo profondamente come di notte che dormi e sei tranquilla, ecco. Perché dormono anche loro. E quindi quando mi sono svegliata avevo sto mal di pancia, sono andata in bagno, però è stato veramente terrificante, ma mi sta bene così imparo a mangiare il McDonald's. Tutte le volte che lo mangio poi sto così, quindi penso proprio che non lo mangerò più probabilmente. Non mi fa bene, non riesco più a digerirlo, io non lo so, boh.
Comunque, vabbè, fatto sta che sono stata bene. E poi avete visto infatti che vi ho fatto vedere le cosine che abbiamo preso, la verdura e tutto quanto. Mi fa male questo braccio, non so perché. E poi niente, poi ieri sera abbiamo mangiato, poi siamo andati a dormire. E basta, questo qua volevo raccontarvi. Adesso stamattina ordiniamo i mobili e così quando poi arrivano li montiamo assieme. Sono per la camera delle ragazze e per camera nostra, cioè quella che era la sala, che adesso sta diventando camera nostra. I mobili che abbiamo adesso in sala, scusatemi, non li buttiamo via, li portiamo di sotto e li uso poi da mettere nella momentaneamente per abbellire, per decorare, ecco, per far sì che sia utile di sotto nella tavernetta. Perché comunque sono dei mobili ancora buoni, ecco, quindi mi dispiacerebbe buttarli via. La colazione, i fichi d'India. Un attimo, aspetta un attimo. E niente, quindi di sopra non siamo andati avanti perché aspettavo quell'amico di Maurizio che deve ancora venire adesso, ma va bene così. Adesso cercheremo qualcun altro che possa venire per sistemarci questa cosa, perché io, come vi dicevo, posso andare avanti dai lati, ma quella parete lì, finché non viene questa persona a guardare per l'infiltrazione e che mi faccia questo lavoro, perché comunque da grattare, cioè grattarlo posso grattarlo anche io, ma poi non so se sono capace a rifar tornare tutto come è adesso, ecco. E poi comunque bisogna andarla a vedere sopra, perché se sopra poi non si va a vedere, quando piove la prossima volta ci sarà di nuovo l'infiltrazione, quindi non è servito a niente. E poi invece, quindi oggi poi partiamo e devo appunto fa fare. Ho fatto veramente troppi giorni di stop, troppi giorni di ozio, ma neanche ozio, però che ho fatto altre cose. Perché come vi dicevo, in una casa ci sono tanti altri lavori da fare, quindi abbiamo fatto gli altri, a parte a Ferragosto, che non abbiamo fatto niente, però gli altri giorni un po' sì. Abbiamo oziato e quindi adesso bisogna rimettersi in carreggiata, anche perché i mobili, da quanto avevo visto ieri, che ho provato a fare una simulazione d'acquisto, arrivano intorno al 27 di agosto, e siccome li devo mettere qui di sopra dalle bambine, qui anche questa camera deve essere finita, se no dove li monto i mobili? Sì, ieri le bambine, come vi sto facendo vedere Giada, si sono prese lo slime. E volevo anche dirvi che ieri ho aiutato Maurizio, ci siamo infatti un po' persi, per quello che poi non vi ho più parlato, perché ha aperto un canale YouTube. Per il momento non ho ancora messo niente in fase di preparazione, però vi lascio il link qui sotto se per caso volete iscrivervi. Ma vi dico già il tema che tratterà, cioè nel senso, il canale di Maurizio sarà incentrato sugli audiolibri. Si è appassionato di questa cosa e quindi ha voluto provare a fare questo progetto. Appunto, ha aperto un canale di audiolibri dove leggerà delle storie, dei libri, dei libri, delle storie. E niente, vi lascerò il link qua sotto se avete voglia, avete piacere di iscrivervi per supportarlo e sareste molto gentili a farlo, ecco. E quindi è per quello che poi ieri non abbiamo più parlato, perché mi sono messa dietro a lui, l'ho aiutato, abbiamo creato un po' di cosine, quindi e poi mi sono persa e niente. E boh, comunque io sono qui anche per salutarvi, per dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, per ringraziarvi che ci seguite. È ora di rimettersi al lavoro, quindi adesso rivedrete di nuovo
dare il bianco, eccetera, eccetera, per sistemare le varie stanze. Guarda, che se no non finiamo più. E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!